andrò a fare un mini torneo con queste combo competitive o combo a caso. Grazie Yuki. Allora, questo combo di Brave Valkyrie è la combo migliorata di quella precedente che avevo fatto, la combo giapponese. Ho cambiato il 1B e gli ho messo il 2S che è più pesante e ha la forma che proprio calza a pennello su Brave Valkyrie. Questo qua è Mirage Fafnir 1B e l'Atomic. Praticamente io ho tolto il 2S per provare l'1B, visto che è una forma più tonda, quindi dovrebbe resistere di più verso la fine rotazione, però perde di peso, quindi soffre di knockout. Questo è Glide Ragnarok con 1A e questo è simile alla combo precedente. Io ho rimesso l'Exceed Super Hyperion 2A e Exceed Driver e andrò a fare il torneo con questi bei. In questo caso i primi due che ne escono sono Mirage Fafnir e Glide Ragnarok. No. Un punto per Glide Ragnarok. Un punto per Mirage Fafnir, siamo 1-1. Due punti per Mirage Fafnir. E vince Mirage Fafnir 3-1. Adesso facciamo Brave Valkyrie 2S Zone Driver contro Super Hyperion 2A Exceed. Un punto per Brave Valkyrie. Vedete come il Zone Driver cambia completamente con un bei diverso. Cioè, normalmente King Helios perdeva tantissimo di stamina contro Super Hyperion, anche se ha la punta in gomma, anche se è una punta d'attacco che dovrebbe avere meno stamina rispetto a questa punta. Secondo me dipende molto dal bei e dal peso del bei. Questo, cioè, King Helios è molto leggero tra i bei della serie Sparking. Eravamo al primo punto, giusto? Ok, primo punto. Due punti per Brave Valkyrie.
un punto per superare Hyperion e siamo 2-1. Due a due. No, vedete come il Zone Driver cambia completamente con Bay diverso. Ha vinto Super Hyperion, ha recuperato caso questa combo, cioè penso che sia la mia combo preferita. Finale abbiamo Mirage Fafnir contro Super Hyperion. Bellissimo contrattacco di Mirage Fafnir e ottiene il primo punto. Due punti. Sono le pari. Vince Mirage Fafnir 3-0. Cioè, io sinceramente non mi aspettavo che vincesse il torneino questo day qua. Ah, è vero, dobbiamo fare uno spareggio. C'è uno spareggio tra questi due day per il terzo posto. No, punto per Glide. Vince Brave, quindi siamo 1-1. Glide. Però notate com'è interessante questo driver, cioè a me piace tantissimo come si muove questo driver. Siamo 2-2, mi sa che la vince Glide però. E invece è Brave Valkyrie che si merita il terzo posto. Ta-da-da-da! Boss! Phoenix, Will e Evolution Rush contro il Bay che ha vinto questo torneo.
punto per Perfect Phoenix. Di nuovo Perfect Phoenix. Vince Perfect Phoenix 3-0, l'ha stracciato un'altra cioè, quando faccio dei bei a caso sul momento escono dei mostri a caso. Ci vediamo al prossimo video.